rombo che avete udito può essere definito il suono della speranza. La voce dell'aereo supersonico sperimentale 109. Il canto del suo volo di collaudo. Al comando del bolide è uno dei nostri più famosi collaudatori. Un volo che può segnare la conclusione di un'impresa che vale $1 miliardi. Infatti, in segno di ottimismo, i gloriosi pregi dell'aviazione militare sono già sull'aeroplano e speriamo che ci rimangano. Oh, ecco qua il padre dell'aereo. Mi dispiace, non posso parlare, permesso. Peccato. Avete visto Victor Rhodes, il presidente della Rhodes Enterprises, colui che ha speso $250 milioni per quell'apparecchio. È stata convocata l'assemblea? Sì, signore. Come va il volo? Ha appena raggiunto la quota di collaudo. X-9, sei con lui? X-9, sì, lo vedo bene. Ehi, c'è qualcosa che si muove lì a nord. L'ho visto anch'io. Mi sembra un apparecchio. Strano che sia sulla nostra rotta. Vado a dare un'occhiata. Roger. Norman a X-9, lo vedi più? Rispondi, X-9. Accidenti, che diavolo era? Torre di controllo, abbiamo ospiti! Eccolo, sta tornando! Aereo non identificato incrocia il 109! Ripeto, aereo non identificato incrocia il 109! Tim, che cosa fa? Queste acrobazie non fanno parte del piano di collaudo. Norman, parla Tim. Perché ha interrotto il contatto? Norman è impazzito. Fatti sentire, Tim. Norman, che diavolo ti prende? 109, rispondi. È chiaro che non sente. Continua a chiamare. Mi senti, 109? C'è un disco volante. Ripeto, disco volante. Mi sta rincorrendo come un pazzo. Non riesco a identificarlo meglio. Guardala, quasi tre volte la velocità del suono. Norman, rispondi. È incredibile. Fred, sono Rhodes. Porta a casa quell'aeroplano. Torna a terra immediatamente. Hai capito? Adesso non lo vedo più. Ho dato tutti gli aerei che ho progettato. Fred è un pilota eccezionale. Da un'occhiata a questi dati. Pressione arteriosa, respirazione, temperatura.
Qui c'è il quadro di un uomo che ha perso la testa. D'accordo, però tu lo hai approvato come pilota, perché sapevi bene che è il migliore. Chiunque in preda al panico cessa di essere quello che è. Ben arrivato. Dov'è Norman? Sta venendo qua, signore. Raccontaci che è successo. Non saprei con precisione, stavo guardando dall'altra parte. Come? Verso quel lampo luminoso che abbiamo visto. Ah, quell'aereo che era sulla vostra rotta. Beh, secondo me era la luce del sole che veniva riflessa da uno strato di aria fredda. Inversione di temperatura. Praticamente stavate inseguendo un miraggio. Comunque dava l'impressione di uno strano oggetto volante. Oggetto volante. Mr. Norman, si può sapere che cosa avete fatto? Ho fatto quello che potevo. Spiegatevi meglio. Ho cercato di difendermi dagli attacchi di un disco volante. Disco volante? Beh, non v'ho detto per radio che cercavo di evitare una collisione. Una collisione? Con un altro apparecchio? Chiamatelo pure così dal momento che volava. Era rotondo, 12 metri di diametro più o meno. Lucente, di metallo. Dunque, se fosse stato di metallo, l'avremmo visto sul radar. Infatti, dovreste averlo visto. McDonald, perché non hai denunciato la cosa? Veramente, io ho visto solo il 109, poi l'ho perduto. L'ho perduto perché c'è stata un'interruzione. Mac, non puoi non averlo visto. Accettate questa realtà. Tutto indica che avete visto un miraggio. Non poteva essere un miraggio. Era vero. Chiamatelo come volete, era un disco volante, non un miraggio. Davvero. Infatti rifletteva la luce del sole. È qui che vi aspettavo, su questo punto. Blanchard, ripeti quello che hai detto poco fa. Quel lampo luminoso che abbiamo visto davanti a noi era appunto luce solare riflessa da uno strato di inversione. No, ripeti quello che hai detto a noi. Il sole riflesso dall'aria fredda dava l'impressione di... Dava l'impressione di un oggetto volante. So distinguere, un'illusione ottica. Ne siete sicuro? Qua giù la distinguete. Ma in pieno volo, in un aereo mai collaudato, in uno stato di quasi isterismo. Ho i miei dubbi. Isterismo? Sì, isterismo. Giudicate voi. Ecco qua. Pressione alle stelle, polso accelerato. Queste sono prove schiaccianti. E il radar non ha visto altro, oltre il vostro meraviglioso giocattolo. Questi sono fatti, giovanotto, i quali dimostrano che avete rischiato di distruggere il 109 per evitare un miraggio. Queste cose possono succedere a un pilota, non lo nego, ma quando gli succedono, è chiaro che è arrivato il momento di ritirarsi. Tim, ci attendono all'assemblea. Ti raggiungo. Mi dispiace. Non te la prendere. Ce n'è uno per me? Madame. Come va? Bevici sopra, amico mio, è l'unica soluzione. Senti che roba. Beh, alla salute di tutti, ma soprattutto alla tua, Fred. Fred. Che vuoi? Come che vuoi? Tua sorella ti sta offrendo da bere. Insomma, hai paura di non trovare lavoro. Non si tratta di questo. E tu lo sai bene. È ben altro. Si tratta di ammettere d'aver avuto un'allucinazione. Ma nessuno ti ha detto questo, Fred. Proprio così. Tu sei mio cognato e tu sei mia sorella, ma vedo benissimo che neanche voi mi credete. E se non mi credete voi due, chi altro volete che mi creda? Ma che ti crediamo o no, siamo comunque dalla tua parte. Questo lo so bene, Joe. E ho intenzione di approfittarne. Approfittane pure. Sono a tua disposizione. Tu possiedi un radar laser, non è vero? Lo vorrei in prestito. E voglio due operatori che pagherò. Ho $18,000 in banca. Un momento, aspetta un momento. Dove vuoi arrivare? Ecco, ho il sospetto che
quel disco volante interrompa le normali comunicazioni radio e radar, un fenomeno simile alla riflessione delle onde da parte della ionosfera. Secondo te, allora, questo disco volante formerebbe una nube ionizzata intorno a sé? Precisamente, Joe. Appunto per questo, il tuo laser dovrebbe penetrarla. Se ci portassimo nel deserto, nel Nevada, dove praticamente non c'è traffico aereo, qualunque cosa che apparisse sul radar sarebbe strana. Voglio piazzarmi nel deserto con tutto il necessario e qualunque cosa dovessi vedere muoversi nel cielo me l'andrò a guardare da vicino. In altre parole, speri di fotografare un disco volante. Precisamente. Permettete, buongiorno. Vi presento mia moglie. Piacere. Piacere. Però, siete sistemato bene? Sì, non posso lamentarmi. Sembra lo scompartimento di un treno. Com'è andato il volo? Bene, benissimo. Bene. Già, avanti. Fuori rospo. Si tratta di vostro cognato. È convinto di aver visto quell'affare e non vuole a nessun costo rinunciare a dimostrarlo. Per questo abbiamo pensato di chiamarvi. Come sapete, noi lavoriamo a turno, ma lui non dorme più di 2, forse 3 ore per notte da un mese. Qualunque cosa vede sullo schermo salta sull'aereo. Sentite oggi, per esempio. Stormo di anitra. Un pallone sonda. Un paio di falsi rientri radar. Fino a questo momento è andato su 6 volte ed è solo il tramonto. Volete dirmi che su quello schermo non si vede la differenza fra uno stormo d'anitre e un aeroplano? Certo che si vede. Ma Norman dice che vuole vederlo con i suoi occhi. E parte. Nessuno può fermarlo. Grazie. Hai sonno pesante. Beh, perlomeno riuscirà a recuperare un po'. Certo. Avanti. Perdonatemi, ma c'è qualcosa sullo schermo. Magari sarà una cornacchia, ma ho preferito dirvelo per lui. Le cose normali sono escluse? Lo abbiamo osservato attentamente. Io non mi sposterei, ma lui si infurierà se verrà a saperlo. Già. Grazie, Blake. Forse andrò io a dare un'occhiata lassù. Come? Vuoi andare tu? E perché? Senti, quanti anni sono che ho il brevetto di pilota? È davvero necessario, secondo te? Sì, temo di sì. Non avrai paura, spero. Avete svegliato. Abbiamo avvertito tuo cognato. Qui c'è qualcosa di strano. Prima appare di qua, poi di qua a velocità assurda. Ehi ragazzi, lo vedo. È bianco, o almeno sembra bianco. È difficile dirlo. Sembra il faro di un'automobile che viene verso di te di notte. Ma è enorme, è di forma circolare. Cerco di avvicinarmi. Joe, ti sentiamo. Rispondi, passo. Guardate, si vedono entrambi ora. Si sta avvicinando. Stava per venirmi addosso. Non rispetta le precedenti. La sua radio si è interrotta. Guardate, lo sta attaccando come ha fatto con me. Cerca di picchiare! Cerca di sfuggirgli! Joe, buttati! Buttati! Siete voi, Norman? Sono il capo della commissione d'inchiesta per questo disastro aereo. Il mio assistente Kerry. Su questo casco c'è il vostro nome.
infatti, il casco era mio. L'aveva preso ciò. Il corpo non lo abbiamo trovato, ma temo si sia disintegrato con l'aeroplano. Disintegrato? Purtroppo. Ho presieduto commissioni d'inchiesta per anni, ma non ho mai visto una cosa simile. Non ho mai visto un aeroplano ridotto in queste condizioni. Come se fosse stato smontato pezzo per pezzo. Comunque, perché era in volo? Inseguiva un disco volante. E un disco volante sarebbe responsabile di questo disastro? Sono io il responsabile. Mr. Phillips vi sta aspettando, capitano. Andate pure. Il consulente scientifico del presidente degli Stati Uniti se ne sta occupando. Beh, datevi da fare e non dormiteci sopra, come al solito. Mr. Phillips? Fred Norman. Molto piacere. Grazie, capitano. E salutatemi il vostro colonnello. Con piacere. Durante il collaudo dell'X-109, un disco volante vi ha attaccato. O, per essere più esatto, così avete dichiarato. Esatto. Alla torre di controllo hanno detto che era un miraggio, vero? Siete al corrente di tutto, no? Mr. Norman, può essere stato un miraggio? No. Date un'occhiata qua, per favore. Quello che dite di avere visto somigliava in qualche modo a quel disegno? Gli somigliava moltissimo. Grazie. Chiamami il sottosegretario sulla linea segreta. Potrei sapere chi ha eseguito questo schizzo. Un mendicante che vive in mezzo alle montagne della Cina comunista. Mr. Norman qui ha appena confermato i nostri sospetti. Sì, signore, questo ne raddoppia l'urgenza. Sì, signore. Chiama il maggiore Letti. Ho capito bene. Cina comunista. Precisamente. Il cinese afferma che quello schizzo corrisponde ad un oggetto che è nascosto in una chiesa abbandonata. E come ci è arrivato? Forse è atterrato in quel luogo. La chiesa era senza tetto. Atterrato? Pilotato da chi? Sono stati trovati due cadaveri di esseri quasi umani. Quasi, ma non del tutto. La descrizione fatta dai cinesi non era molto chiara, ma supponiamo che siano morti per mancanza di difese contro i batteri. Però dovevano respirare ossigeno, altrimenti non si sarebbero mossi dalla loro astronave. E i corpi? Hanno subito un rapido processo di putrefazione e i cinesi hanno cremato i resti. Maggiore, come vanno i preparativi di quella spedizione? La settimana prossima un accidente, voglio partire domani. Provate con chi volete, l'importante è partire. Avete deciso di mandare qualcuno? Distruggere quel giocattolo. Abbiamo avuto l'informazione da un nostro agente, che a sua volta l'ha avuta da un altro. Potrebbe essere falsa, ma se risponde a verità, quell'aggeggio potrebbe essere un tale miracolo che le nostre tecniche scomparirebbero. E se i cinesi se ne impossessassero, il mondo intero potrebbe scomparire. Naturalmente è un segreto militare. È ovvio. Allora perché mi avete detto tutto questo? A che scopo? È ovvio anche questo. Volete che parta anch'io? Non spererete che ve lo collaudi? No, ma voi siete abituato
a collaudare qualsiasi tipo di aeromobile e potreste scoprire le sue caratteristiche principali. Volete andare? Siate puntuali e aspettate. Pensi che ci vorrà ancora molto? Continuando a lamentarti non affretterai la faccenda. Ah, un momento. Io sono un cittadino britannico e lamentarmi è uno dei miei favoriti costituzionali privilegi. Sì, signore? Accomodatevi, prego. Caro Norman, vi presento i miei due geni preferiti, Jack Garson, mago dell'elettronica, e Dave Ephraim, mago della metallurgia. Signori, Fred Norman, il pilota di cui vi ho parlato, è pronto a partecipare alla nostra spedizione. Siamo quasi sull'obiettivo! Hai sonno, Jack? Oppure hai fame? Ho le orecchie tappate. Come? Lo stomaco mi è arrivato alle orecchie. Ah. Ehi, Dave, hai mai fatto il paracadutista? Nemmeno io. Spero di non paralizzarmi sulla porta. Non c'è di che preoccuparsi. Se dovesse succederti, il maestro di salto ti darebbe un calcio nel sedere. Grazie per l'incoraggiamento. Agganciarsi! Vi prego di ascoltare le ultime istruzioni. Liberatevi del paracadute appena sarete a terra. Non abbiate paura di abbandonarlo. Non vi servirà più. Però non lasciate tracce sul terreno. Potrebbero esserci pattuglie cinesi in giro. E ricordate, sparare deve essere un'estrema risorsa. Un colpo può attirare 1 milione di cinesi. E soprattutto non sparate alle nostre guide. Avete domande? Sì. Non potevate scegliere qualcun altro? Evidentemente, fra tutti i geni dell'elettronica, tu eri il più rischiabile. State pronti! Fuori! Niente paura. Voi siete Norman? Sì, sono io. Io sono Sam Shambald. Benvenuto in Cina. Tutto a posto? Spero di sì. Ho trovato tutto. E gli altri due vostri sono poco distanti. Dove siamo, Sam? Il nostro obiettivo si trova a 75 miglia a nord-ovest. È là che si trova quella chiesa. Conosci bene la strada? Sì, la zona è poco battuta e non dovremmo avere fastidi. I contadini sono dalla nostra parte, perché questa era una zona cattolica che vedeva di buon occhio la missione. Chi ha disegnato il disco volante? Il vecchio capo del villaggio davanti a me. Tu non l'hai visto allora. Ma il vecchio sa quello che dice. Sam, che forze dell'esercito ci sono da queste parti? C'è una compagnia a Changsha, ma in generale questa zona è priva di interessi strategici particolari. Allora non hanno scoperto il disco volante? Normalmente i soldati comunisti non vanno in chiesa, perciò potrebbero non averlo scoperto. Bene, com'è andato il battesimo dell'aria aperta? Bella cerimonia, commovente. Da Sankai Yen, Kwai Tien.
Jack Garson, Dev Ephraim. È il nostro informatore, Sam Shamband. Ah. Quelli sono soldati. Che abbiano già saputo del nostro arrivo. Non credo si tratti di questo. Accompagnano un prigioniero. Basta poco per diventare prigionieri del regime. Che gli faranno? Non vorrei essere al suo posto. Già. Comunque la zona è battuta. Dovremmo fare molta attenzione. Ragazzi, prendiamo un po' di riposo. Io sì. Io sì. Quanto ci manca, Sam? Molto? Dunque, ammettiamo di trovarci in questo punto. Secondo le indicazioni che ci ha fornite il vecchio, la chiesa si trova a circa 20 miglia in questa direzione. A metà strada c'è un villaggio, ma potrebbero esserci delle pattuglie, quindi alla larga. Se vogliamo? Oh! Venga qua! Manga lo! Lo manga! Otonga! 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 Otonga le! Manga! Oh! Tapenton! Oh! Ehi, Sam! Che succede? Volevo mandarlo a prendere acqua, ma gli fa male una gamba. La verità è che ha paura. Ma non importa. Vado io a prendere l'acqua. Il torrente è giù, da quella parte. Aspetta un momento, ti prego, non ti farò niente. Ehi! Rocky! Fish! Lada! Di Pier! Tot! Вище! Я застрію! Ой, seguite me! Що є? Хто вас знає? Надо вечером. Однака має матю. Айо! Un'altra pattuglia? No, questi sono russi. È impossibile. Come impossibile? Vi ho sentiti parlare. Russi. Ma è chiaro. Roger. Ani e voto tovarici. Pochino znati a mi. Budiem zastragliati. On voi da sta shum. Privediasci soldati. Ani vici ne pervati. Una cosa è certa, se ci mettiamo a sparare i cinesi ci sentiranno, se non è troppo tardi. Non ho intenzione di sparare. Ma quelli non ci lasceranno passare, forse dovremmo provarci. Non servirebbe,
Siamo troppo pesanti con tutti i materiali che abbiamo. Va a vedere se i portatori non sono scappati. Sì, signore. Guardate. Americani! Americani, non sparate! Siamo pronti a parlamentare! Sono qua, signora. Parlate pure. Tovarish Terakhyava, Russia americanskom sto. Il nostro capo mi dice di informarvi. Dite al vostro capo di andarsene e il problema è risolto in 4 e 48. On skazhet, chto vy budete zdes. Чего американски хочу делать? Che cosa fate qui, voi americani? Если вас найдут наши друзья и сьюдники, солдати китайского социалистической республики, то вас расстреляют. Se sarete trovati dai nostri amici ed alleati, i soldati della Repubblica Popolare Cinese, sarete fucilati. Мы вас земляем. Перутся приятно туда, куда пришли. Pertanto vi consigliamo di tornare in America. И мы не сообщим нашим людникам, что вы тут были. O noi informeremo i nostri alleati della vostra presenza. Ecco, io devo riflettere un po' sul vostro ultimatum, ma non posso decidere senza avere prima consultato i miei compagni. Fred! Sono qui per lo stesso scopo. Ho visto le fotografie di uno di loro nei nostri uffici. Zagorski, un notissimo fisico. Straniccia, всё говорю. Его, ружьё! La pistola! I portatori sono qua, ma vogliono andarsene. Hanno paura. Forse stanno bluffando, ma voglio cercare di capirlo. Allora, dite al vostro capo, compagna, dite al vostro capo che siamo qui per la stessa missione. Мы знаем, чтобы на то же самое миссия, как вы. E sappiamo che anche voi siete in Cina senza permesso. E quindi avete paura dei cinesi quanto ne abbiamo noi. Мы знаем, чтобы вошли без разрешения в эту страну. И в так же, как мы. Бойтесь... Krasnie Taiza. Altrimenti perché sareste scortati dai compagni contadini invece che dai soldati? Если это не так, почему же вас сопровождают крестьяна, а не солдата? Само за що? Non avete capito niente! Китайці наші приюзники, і вони що у вас? I cinesi sono nostri alleati e vi stermineranno. Один вход мы даем вам. Vi diamo l'ultima possibilità di andarvene. Vi conviene tornare subito in America.
Значит, мы должны сказать нашим китайским прилюдникам о вашем ризотто здесь. Altrimenti dovremo denunciarvi ai nostri alleati cinesi. Non abbiamo altra scelta. Dite al vostro capo che gli offro la possibilità di farlo subito, se vuole. Diacrovacis, ichi. Tempoidi. Allora, vogliamo dimenticare la faccenda dell'ultimatum? E anche se ci odiamo cordialmente, ci conviene collaborare. Quindi, come la mettiamo, compagni? Qui possiamo stare tranquilli. Ragazzi, possiamo riposare qua. Tovarisci, sediete! Io ho seguito con molto interesse le vostre ricerche, professore. Ah, il mio nome è conosciuto in America. Certo, siete molto noto. Questo mi fa molto piacere. Moshai Sikorsky, помните, cooperazioni, da, дружбы, нет. Che cosa dici? Ecco, ha detto che deve parlarmi un momento. Scusate. Che tipo simpatico, vero? Delizioso. E intanto dobbiamo anche fargli qualche sorrisetto. Per forza, sono così simpatici e cordiali. Certo, poco fa il capo sembrava che abbaiasse invece di parlare. L'importante è che non possiamo spararci. Ma allora, perché non li strangoliamo senza far rumore? Perché a noi interessa arrivare allo scopo, senza attirare l'attenzione di un milione di cinesi. Dopodiché, vedremo il da farsi. Io la farei un po' di lotta con quella. Corpo a corpo. Товарищи, вам нить. Труспи? Нет. Ну ж по с тобой, почему не дрожу? Нет, мне не нравится. Papirosi? Come conoscete quella parola? Da mio padre. Era nell'ultima guerra. Cioè, l'ultima guerra mondiale. Quando eravamo alleati. Lui venne a portarvi quei famosi camion. Oh, già, è vero. Senza quei famosi camion americani non avremmo mai vinto a Stalingrado. Papirosi? Grazie. Scommetto che avete molto sale in zucca. Che volete dire? Non lo sapete? Intelligenza. Oh. Un complimento insolito. Non oserei mai farne uno solito a una russa. Perché, a giudicare da quel poco che ho potuto vedere al torrente, non ha nulla da invidiare a... Basta così, prego. Visto che non si può parlare con le russe? Perché? Che cosa fate quando non fate il bagno? L'elettronica è la mia scienza. La mia specialità sono le determinazioni super eterodine. Beata voi. Oh, so benissimo che voi americani non ammettete che le donne si occupino di scienza. Nella società borghese le donne non servono che ad una cosa.
Nell'Unione Sovietica c'è la vera uguaglianza dei sessi. Fra uomini e donne non c'è nessuna differenza. Accidenti, che disastro. La donna sovietica è un ottimo soldato. Allora comincio a temere che possiate essere armata, sergente. Oh. Avete paura di perquisirmi? Siete sicura che non vi sia rimasta qualche differenza di tipo sessuale borghese? Ecco la chiesa. I contadini hanno costruito il tetto per nascondere il disco dall'alto. Io resto coi portatori, hanno paura di entrare. Чтобы согласили расстрелят, это великие открытые, и чтобы работали и агитировали, как научки ты. Да. Мистер Филлипс, вы assumete il comando. D'accordo, quindi cominciate con non prendere fotografie senza permesso. Il compagno Dubowski propone che ci dividiamo il merito di questa grande scoperta e formiamo una squadra scientifica per il suo sfruttamento. Cioè, volete lavorare insieme a noi? Esattamente. Може, скажи їм, що позже, може бути, в місті відкрити сеню меру. Il compagno Dubowski dice che al momento opportuno potremo annunciare la nostra scoperta al mondo insieme. Non precipitiamo. Io mi preoccupo delle vostre armi, non dei comunicati. Taboichi non asci karushi. Не только чети с чем, сепаота агрессия. Noi siamo armati solo per difenderci da qualsiasi eventuale aggressione. Sì, certo, questo lo sappiamo. Comunque mi dà fastidio vedere scienziati vestiti da cowboys. Quindi dite al vostro capo che se è disposto a farci ispezionare le sue armi, lui potrà ispezionare le nostre. E così troveremo il modo di accordarci. Ani priadviagaiut inspekcija ruža. Nie, nie kakovu inspekciju. Niente ispezione. Mr. Phillips. È mia la proposta di formare questa squadra. E posso assicurarvi che non ho intenzione di lavorare con la mia pistola. Neanch'io, se per questo. La scienza ha bisogno di ben altre armi. Ecco. Mettiamo da parte le nostre pistole. Voi fate la stessa cosa. Solo i due capi resteranno armati. Lavoreremo insieme.
se volete fidarvi di lui. Io ci sto. Anch'io. Tanto non si può fare altrimenti. Kjerit Van. Я готов Kjerit Van. Il compagno Dubowski ha molta fiducia in voi. Io invece non mi fido. E voi tutti dovete saperlo. Comunque, mettiamoci al lavoro. Хорошо. Разуйди. Buongiorno, capo. Buongiorno. Quelle colline sono molto antipatiche. Ci vorranno dei turni di guardia. Aspetta che ti do una mano, Fred. Non avrei mai pensato di finire a fare lo scienziato. Ti dispiace? Ancora non lo so. Da solo non puoi farcela. Sono curioso di vederla un po' da vicino. Ti confesso che lo sono anch'io. Bene, no, così. Ecco. Hai idea di come si possa entrare? Io non vedo giunture in tutta la superficie. Niente, non c'è nemmeno l'ombra di un portello d'ingresso. Eppure, da qualche parte saranno entrati. Possibile che non ci sia un buco per entrare? Qua! Venite a vedere! Sentite. È caldo. Anche qui. Qui è freddo. Avete trovato qualcosa? Forse, ma non siamo sicuri. Se qui c'è un'apertura, non ho mai visto un lavoro così perfetto. Ma se è una porta, come si fa ad aprirla? Potrebbe essere come la porta di un garage che si apre con un segnale elettrico. Ma Jack, che fine ha fatto? Sta facendo delle equazioni. Dobbiamo chiamarlo. Jack, ci servi? Eh? Ho sentito un rumore nell'interno. No, non viene dall'interno. È solo Jack che si sta facendo la barba. No, no, lei ha ragione. Io lo sento. Viene proprio dall'interno. Ragazzi, perché mi avete chiamato? Come? Perché si è fermato? Chi se ne frega perché si è fermato? L'importante è perché si è aperto. Jack, dammi quel rasoio. È proprio adesso. Dammi quel rasoio. Sì, tieni. Roba da pazzi. Ma che pazzi, evidentemente questa è la giusta frequenza. È vero, sicuro. Certo. È così. Che cosa vedi, Fred? Non vedo molto, è tutto buio. C'è un corridoio verticale, ma nessuna scaletta. Ecco qua, proviamo a salire su queste. Bene. Chi vuole entrare per primo? Tovarich Kharasheva, idi siuda. Prislavljuba, i vašego čovjeka, vaš čestoroni, kotori vajo. Il compagno Dubowski dice che i primi ad entrare dovrebbero essere un russo e un americano. Qui non si tratta di questioni di protocollo. Il protocollo, è cessa cosa. Il compagno Dubowski vi ricorda che la procedura fa parte dei nostri accordi. Va bene, allora andate voi con Fred. Ani predlagajut, чтоб американски io ci явушли. Хорошо, ты. Non dimenticare il rasoio, Fred! Grazie.
Su. Ehi! Perché avrei chiuso la porta? Ma io non ho sentito il rasoio. Quindi non l'ha chiusa lui. Chi l'ha chiusa allora? E come? Da fuori sembrava un blocco di metallo. Mentre da qui è trasparente. È un materiale che potrebbe essere plastica. Lui non ci vede, ma noi lo vediamo. La visibilità è quasi completa. Dove sono i loro posti? Quelli degli astronauti. È chiaro che non ci sono. La spiegazione può essere una soltanto. Nessuna cintura di sicurezza potrebbe salvaguardare gli astronauti dai rapidi cambiamenti di direzione che voi avete descritto. Ciò vuol dire che questo apparecchio ha la possibilità di generare un suo campo gravitazionale interno, capace di annullare e bilanciare le altre forze gravitazionali. Non sentite qualcosa come una corrente? Deve essere la rigenerazione dell'atmosfera, del tipo di quella usata dai nostri cosmonauti. Ho sentito che è incominciata appena siamo entrati. Deve essere attivata automaticamente dall'anidride carbonica che noi espiriamo, che trasforma l'ossido di carbonio in ozono o in qualche altro gas a base di ossigeno. Infatti pare che i cosmonauti di questa nave respirassero ossigeno, per questo sono scesi a terra. Perché non chiamiamo gli altri? Sì, certo. Ma il portello è chiuso. E noi lo apriremo. Ehi, dobbiamo reclamare la fabbrica. Fermatelo! Avete capito che è successo? Avete attivato il generatore del campo gravitazionale. Se non ci riuscirà di fermarlo in tempo, moriremo schiacciati contro le pareti. Sta creando una forza magnetica. Qui ci sono dei comandi. Potrebbe esserci quello della gravità. Non lo so, non lo so. Proviamoci. È un rischio che dobbiamo correre. Tanto in questo modo siamo perduti. Dovrebbero esserci dei relè che aprono e chiudono i circuiti elettrici. E potrebbe essere uno di quelli. Io ci provo. Cominciamo dal primo. No, e se succedesse qualche altra cosa? Solo un colpo di fortuna potrebbe comunque salvarci. Tentiamo. Una bella fortuna. Incredibile. Adesso bisogna uscire. Il rasoio qua dentro non serve. Ci deve essere un altro circuito per aprire il portello dall'interno. Logicamente deve essere situato in un luogo facilmente raggiungibile, qui, vicino alla zona d'uscita. Guardatela. È una cellula fotoelettrica. Basta interrompere il raggio. Sani e salvi? Quasi. Anche lei.
avete portato i medicinali? Sì, sì, roba di pronto soccorso. Perché? C'è una donna con un bambino malato. Che possiamo farle? Nessuno di noi è medico. Proviamo a chiedere ai russi. Ha una tremenda infezione in gola, povero bambino. Guardate se c'è della streptomicina. Su. Su, buono, eh? Non leggete nemmeno le istruzioni? No, sono abbastanza pratica. Ecco fatto. Su, che è tutto finito. Guarirà molto presto. Che bel bambina. Tanan quai tu che ne haula. Sam, dille di riportarmi il bambino ogni 6 ore. È molto importante. Non ditemi che oltre tutto il resto siete anche dottoressa in medicina. No, no. Io volevo studiare medicina. Ma quando arrivai all'università c'erano dei posti vacanti in ingegneria elettronica. E quindi il commissario per la pubblica istruzione decise altrimenti. E avete obbedito al commissario? Naturalmente. Lo Stato deve decidere su queste cose. Solo lo Stato, eh? Ma vi state arrabbiando con me? Хорошева! Помни! Не можешь никакого братьева! Che cosa da baiare? Il compagno Dubovsky ha detto che non ci è permesso fraternizzare. Ah, no? E voi che rispondete? Vedete, il compagno Dubovsky è il capo della nostra missione. Gemini, Sputnik. Avete capito tutto? Eh? Avete capito tutto? Oh, certo, tutto, è semplicissimo. Comunque una cosa ormai è certa. Questo apparecchio è respinto o attratto da linee universali di forza magnetica. È molto chiaro, no? Sì, certo, è chiarissimo. Sono io che sono all'oscuro. Beh, ecco, cercherò di spiegartelo con un esempio. Ammetti che voglia decollare. Si sintonizza allora con l'attrazione magnetica, diciamo, del Sole, se il Sole è allo zenite, altrimenti qualsiasi altra stella che si trovi in quella posizione in quel momento. E se vuole atterrare, si serve del magnetismo della Terra e così di seguito. E per il volo orizzontale? Allora si servirà dell'attrazione magnetica di qualsiasi stella o pianeta che si trovi sul suo orizzonte. E credimi, ci sono miliardi di possibilità in questo campo. Ma in questo modo dovrebbe essere strappata in tutte le direzioni. Ah, questo è il segreto dei suoi circuiti. Questi comandi, dovutamente usati, bloccano qualsiasi attrazione magnetica, tranne quell'unica che il pilota vuole utilizzare. Allora, il magnetismo governa questa nave, nient'altro. Fantastico. Se potessimo sfruttare questo principio, avremmo campi di energia senza limiti a disposizione.
potremmo irrigare deserti, dissalare oceani, aumentare la produzione di alimenti e di qualsiasi altro genere per centinaia di volte. Si potrebbe anche fabbricare una gigantesca superarma. Ma le armi non servirebbero più al mondo, perché sarebbero tutti ricchi e ben nutriti. Giusto. Ha ragione. Che le direste di andare a fare la pappa? Pappa? Sì. Ma il papa non è a Roma. Ma con due P significa andare a mangiare. Bene, vogliamo accomodarci a tavola? Piano, attenta. Ecco. Che è successo? Per impedire che cadessi io è caduto lui. Ah, oh, no, è inciampato come un cretino. Il polso è rotto. Maledizione. Che cos'è? Qualcuno o qualcosa sta cercando di metterlo in moto. Vogliamo una spiegazione! Che succede? Gli vuoi сказать, что би дел? Che cosa ha detto? Il nostro pilota vuole decollare! Non dovevamo fidarci di voi! Fatelo scendere! Come? State calmo, calmo! Venite fuori! Che ti succede? Dai, i denti di metallo, evidentemente gli fanno male. Se preferiscono rimanere soli. Tu va pure, Dev. Ti raggiungerò fra poco. Хорошо. Не будет ничего. Не можешь не сделать. Уходи. Thank you.
vogliamo pregare un po' insieme? Pensavo che tu non credessi. Perché lo avrà fatto? Non ne ho idea. Ma forse non lo avrebbe mai fatto se il compagno Dubowski non gliel'avesse ordinato. Ora non avete pilota. E il nostro ingegnere elettronico ha un polso rotto. Dovremmo fare tutto noi due. Comunque dovrei chiedere il permesso al compagno Dubowski. D'accordo. No. Non siamo qui per aiutare i russi nella loro missione, ma per ottenere un monopolio, se è possibile. Un monopolio che renderà il nostro esercito invincibile. Che importanza ha se Jack ha un polso rotto? Ma con una mano sola è impossibile controllare tutti quei comandi. Questo è assurdo. Il pilota russo ci ha provato da solo. Pur avendo due mani non è riuscito a controllare il campo gravitazionale interno e si è fatto schiacciare come un verme. Dev potrebbe aiutarvi. Niente da fare, vecchio mio. Io mi intendo di metallurgia. Non abbiamo scelta, dobbiamo accettare la ragazza. Permesso. Mr. Phillips. Sì? Il compagno Dubowski accetta la proposta fatta dal compagno Norman ieri sera. La nostra ragazza aiuterà il vostro pilota. Lo credo. Senza pilota non può fare altrimenti, non ha scelta. E noi ce l'abbiamo? Se loro accettano, perché non dovremmo noi? D'accordo. Accettiamo. Спасибо, товарищ. Buona fortuna e non tentare altro che sollevarti da terra. Non ho nessuna intenzione di fare un'esibizione acrobatica. Finalmente, bravo, bravo. Позвольте, sì, sì. Что вы? Великолепно. Слово лайкни возраст. Трет отдушлял. Все эти отдыхи. Все, конечно. Пожалуйста, пожалуйста, мы с Саданой. Зеппо, русском, американском, проекта, а
оружия вовсе не нужно. Ora che siamo uniti in questa impresa russo-americana di importanza mondiale, le armi non sono più, ecco, necessarie. Ma poi, все хорошо идет. Che cosa c'è, Sam? Sono state avvistate molte pattuglie cinesi nella zona. Più del normale? Sì. Не знаю, смогу. Красные патрули, ведут районе с Савонутра. Gli стесси abitanti del villaggio sono molto più agitati del solito. Сembra che sospettino qualcosa. Извинители поженевся лей. Они, кажется, сомневаются. Potrebbero avere sentito il rumore dell'apparecchio. Ma non credo. In quel caso lo avrebbero sentito anche i miei uomini. Vado ad informarmi. Sta bene, no? Sei il medico più pagato del mondo, mi pare. Un posto meraviglioso. E tu sei una donna stupenda. Diecasi mia moglie. Sto ti будеш делать? Il professore ci ha tradotto le pacifiche intenzioni del vostro capo. Dice infatti che tu e la ragazza dovete portare l'apparecchio a Mosca, pena la morte. Digli pure che è pazzo. Anton! Stomacuglias, dialetto. Il compagno professore dice che la nostra morte lo addolorerebbe molto. Pratici sia! Anna! Riesco solo di sciudà! Niente! Anna! Non fare sciocchezze. Ti ucciderà. No, non lo farà. Svasti! Uoci o sì! Gialaksan svajon.
Крязный Юра потом. Етура, крязней! Dovrei farti saltare le cervella. Ti troppi, pani Siviot, e ti priospriat pani Sivuo. Cosa dice? Che lo avete tradito tenendo la pistola. Povera vittima, sentite chi parla di tradimenti. Digli di protestare alle Nazioni Unite, muoviti! I nas ob'yuti. Vuole sapere se ci ucciderete. Comunque notizie a Mosca voi non ne manderete, questo è certo. Cioè, che volete dire? Non abbiamo altra scelta, li prendiamo prigionieri. C'è qualcuno che si oppone? State parlando come il compagno Dubowski. Allora, per non parlare come lui, dovrei rinunciare al mio scopo? Mi state comportando come due fanatici, padre. Vorrei sapere da che parte sei. Io voglio solo sopravvivere. Chi ci guadagna se ci facciamo fuori a vicenda? Ve lo dico io, chi ci guadagna. I cinesi di Mao Zedong. La vostra sparatoria ha già attirato una pattuglia. Tenete d'occhio quel selvaggio. Don Skazan. Kinieski a Krasny Soldatiev. Potrebbero essere lì per caso. No. Uno sta parlando alla radio e ora indica verso di noi. Hanno notato qualcosa di certo. Quanto ci vorrà perché arrivino gli altri? Non molto. Sono a poche miglia. Tienili d'occhio, Sam. Sì, signore. Quanti sono? Per ora 8, ma potrebbero arrivare dei rinforzi. Я все слышал, что они сказали, друг Колокольчик. Мы должны наступать. Dice che dovremmo distruggerlo piuttosto che lasciarlo ai cinesi. Non abbiamo bisogno dei suoi consigli. Ma ha ragione, il problema è... Sta zitto anche tu, non parlare. Ehi, è uno dei più grandi fisici del mondo. Non puoi trattarlo così. Non ci serve. Ci serve come? Ehi... La scienza è di tutti. Non vedi come si comportano? Il professore e la ragazza non hanno fatto niente. Infatti, volevo dire, il problema è che il disco volante è praticamente indistruttibile. Questo è vero. Ci vorrebbe un enorme calore, per esempio l'esplosione di una bomba all'idrogeno per fondere quel metallo. Ma questo è proprietà del mondo. Non possiamo lasciarlo ai cinesi. Ma noi non discutiamo questo punto. Ma perché parlate di lasciarlo ai cinesi? Che si può fare? Portiamolo via. Come? Norman. Non lo abbiamo già sollevato una volta? È troppo rischioso. Non ne sappiamo niente. Guarda questi calcoli. Jack, guardali anche tu. Что мне сказала? Может быть, але знает, так и тая тарелка. Questa è un'analisi dei comandi basata su probabilità matematiche. Non pensi che i miei calcoli possano essere giusti? Non posso dirlo senza un controllo. Allora muovetevi. E quando vi vedremo volare cercheremo di andarcene. Se riusciremo a volare... Non crediate che sia tanto facile senza un controllo. Mi serve mezz'ora per controllare i calcoli. Dev, aiutami a salire. Vieni con me, faremo tutto il possibile. Я приказываю вам. Вы должны лететь в Москву. Che altro vuole adesso? Le ha detto di portarlo a Mosca. Fred, portalo alla prima base americana, Formosa. Arrivano, una compagnia intera. Dobbiamo cercare di fermarli, almeno per un'ora. Fermati! Jack deve venire con noi. E con ciò? Hai bisogno di uomini, hai bisogno di lui e del professore. L'aquila e l'orso dovranno unirsi per distruggere il drago. Predizione fatta da Frank Starkeys oltre 400 anni fa. Nostradamus. Loro sono contro la Cina rossa come lo siamo noi.
Это лучше, товарищ. State giù e non sparate senza mio ordine! Perché hai sparato? Non era il momento! Fuoco! Выдумайте. Не хорошо? Окей, lo sappiamo che sapete sparare. Stalingrad! Anche allora eravamo alleati. Ma la prossima volta spara quando te lo dico io. Waterloo! Per loro, spero. L'importante è che per il momento li abbiamo fermati. Già. Però ora conoscono la nostra forza. Al prossimo attacco saranno guai. Io non ho più bombe a mano. Tu ne hai? Io ne ho solo due. Noi ne abbiamo ancora, l'ha detto. Allora vado a prenderle. No. Tocca a me. Le bombe sono nostre. Va bene, valli a prendere. L'hanno preso! Primo gruppo. Otto. Secondo. Quattro. Fermati, compagno. Vogliono le bombe. Non ne hanno. Che diavolo fai tu qui, Fred? Vi servono le bombe, no? Me ne frego delle bombe. Se mi ammazzano il pilota, che me ne faccio? Tu sei qui per volare. Soldati! Si stanno preparando a una manovra di accerchiamento. Questa volta non sarà facile. Ehi, quando siamo pronti a partire, ritiratevi e cercate di entrare nell'apparecchio. Ci proveremo, d'accordo. Ma tu non perdere tempo. Così! Ehi! Tu e Sam, portatevi sul fianco destro. Se li prendiamo di sorpresa, possiamo ancora farcela. Io ci provo, vecchio mio. Però sei sempre un ottimista. Auguri. Grazie. Quanto ci vuole? Siamo quasi pronti. Allora, 80 e 20.
non sparano più. Ma noi siamo pronti. Avanti, possiamo partire. E gli altri? Tutti morti. Cerchiamo di fissare una rotta, est e nord-est. Sei pronto? Pronto. Ora. Ma sta andando dove gli pare. In verticale. Prova a correggere. La cloche è bloccata su una rotta prestabilita. Ci stiamo allontanando dalla Terra. Inverti le forze. Pronto? Pronto. Via. Niente. Non risponde più come prima. Così poco tempo siamo usciti dalla trazione terrestre. Guardate, la luna. Com'è possibile in così poco tempo? Questa astronave ha quasi raggiunto la velocità della luce. Oltre 1 miliardo di chilometri all'ora. Il pilota automatico è sempre su una rotta prestabilita. Sta seguendo una trazione magnetica. Marte, Giove, Urano o qualsiasi altra stella lontana da noi molti anni luce. Il fatto è che c'è un'infinità di circuiti di cui non conosciamo niente. E lì è il segreto. C'è un'infinita gamma di combinazioni. E solo una può restituirci il controllo della nave. Già, ma per provarle tutte ci vorrebbero delle settimane. Se andiamo verso una stella... La più vicina, Alfa Centauri, a 1 miliardo di chilometri all'ora, ci vogliono 4 anni. Se andiamo verso un pianeta del nostro sistema solare, allora è solo questione di minuti. Se è un pianeta esterno, Plutone o Urano, abbiamo ancora qualche ora. Ma se è Marte... Siamo quasi arrivati. Comunque non è Marte. Il pianeta rosso. Perlomeno su quello non ci cadremo. Ascolta. Non possiamo far altro che provare tutte le combinazioni possibili. Ma ci vuole una vita. Se non facciamo nulla, possiamo considerarci già morti. Oh, se almeno avessimo un calcolatore. Tentiamo. Bene. Si tratta solo di avere un po' di fortuna. Jack, c'è qualcosa al campo gravitazionale.
Una meteora! Jack. Saturno. Lo sto osservando da almeno 10 minuti. È proprio sulla nostra rotta. Non c'è scampo. La densità della sua atmosfera è così immensa che questa astronave sarà distrutta molto tempo prima di arrivare alla superficie del pianeta. Abbiamo poco tempo, Fred. Vieni a vedere. Siamo diretti contro il pianeta. È così. Sono arrivata ad una combinazione base. I numeri sono 4, 16, 22 e 51. Ma debbono essere posti in giusta sequenza e non ho idea di quale possa essere. Le possibilità sono solo 24. Provatele tutte. Andiamo. Procediamo sistematicamente. Prima sequenza. Apri i circuiti 4, 16, 22, 51 in quest'ordine. Sì. 4, 16, 22, 51. Chiudi tutti i circuiti. 4, 16, 51, 22. 4, 51, 22, 16. No. Non ce la faremo. Continuate. 16, 22, 4, 51. Sedici, 22, 51, 4. Ce l'avete fatta! Incredibile. Posso pilotare l'astronave. Come si comporterà questo affare quando entreremo nell'atmosfera terrestre? Accendete i raggi frenanti. Forza. Pronta? Pronta. Via. Che succede? Perdiamo tensione. Non dovremmo perdere tensione. No, infatti. Controlla i circuiti, presto. Bene. Dobbiamo frenare l'accelerazione. Accendi i raggi. Thank you.
Ti senti meglio? Dove siamo? Sulle Alpi italiane. Dobbiamo tentare di portare l'astronave a Ginevra. Ci sono le ambasciate di entrambi i nostri paesi e potremo annunciare al mondo la nostra impresa. Un'impresa veramente non comune. Bene, sì. Quando il mondo vedrà questa nave, dovrà rendersi conto che l'intelligenza è sparsa nell'universo e dovrà prepararsi ad incontrare altri mondi. Le lotte sul nostro piccolo pianeta sono assurde. E ridicole.